Festeggiare il compleanno al tempo del coronavirus in ospedale, aspettando di tornare a casa e archiviare l'incubo vissuto, la propria guerra contro il virus. Oggi nel reparto di medicina interna, diretto dalla dottoressa a Mitrano, c'è stata la festa sorpresa per Tiziano, che ha compiuto in ospedale i suoi 37 anni e sta lentamente uscendo dall'incubo Covid. Ore, giorni trascorsi tra terapie e tamponi antibiotici somministrati dai medici e infermieri, bardati, coperti, ma sempre presenti tra i letti del Moscati, trasformato in ospedale trincea per far fronte all'emergenza. Tiziano di Ariano Irpino, il comune che maggiormente sta pagando in provincia il prezzo di questa emergenza sanitaria. Per lui infermieri e medici del reparto hanno voluto organizzare un piccolo momento di festa con la torta, le candeline da spegnere, canzoni e applausi. Dalle immagini è chiara la sorpresa e la commozione del giovane. In questa battaglia non si vuole lasciare indietro nessuno, hanno più volte rimarcato i medici. Nelle stesse ore un altro momento di festa per Maria, una signora di Chiusano che ha vinto la sua battaglia. A salutarla il direttore del reparto di medicina d'urgenza, Carmine Sanseverino, e il suo sindaco che con un post sui social ha voluto raccontare a tutta la comunità la gioia condivisa per la guarigione della signora. Solo ieri l'altra buona notizia, quella delle dimissioni di Suor Gabriella, dimessa tra applausi e commozione collettiva. Le sue parole di ringraziamento al personale sanitario restano il messaggio di speranza per tutti in questa lotta al coronavirus. Per quello che fa.